Novità in casa Abarth con la nuova gamma 595. Quattro allestimenti per ogni esigenza di performance e stile. Arriva Hyundai Kona N, il primo SUV sportivo ad elevate prestazioni. Mercedes-Benz MBUX Hyperscreen rivoluziona l'infotainment. Novità in casa Abarth con la nuova gamma 595. Le quattro versioni della rinnovata gamma 595 Turismo, Competizione ed SS si animano con nuovi colori, materiali pregiati, nuovi dettagli di stile, tecnologia avanzata e grande personalizzazione a sottolineare le sfumature del carattere Abarth. Disponibili nelle versioni berlina e cabrio, i modelli della gamma Abarth 595 sono accomunati da caratteristiche peculiari che ne sottolineano l'indole sportiva e contribuiscono al miglioramento delle prestazioni. I quattro allestimenti si presentano con livelli di potenza da 145 a 180 cavalli, tutti Euro 6 di Final, che possono soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti. La nuova Kona N sarà il prossimo membro della gamma High Performance Hyundai N, nonché il primo SUV del marchio coreano ad elevate prestazioni. Sarà disponibile con un cambio automatico a doppia frizione a bagno d'olio a 8 rapporti NDCT, che insieme al motore 2 litri turbo garantisce una guida agile e potente. Come per gli altri modelli della gamma N, nuova Kona N offrirà diverse caratteristiche per una coinvolgente esperienza di guida ad elevate prestazioni, come il launch control e il sound emozionante. I fan della famiglia N si divertiranno a guidare quest'auto ovunque, dalla strada alla pista. A pochi giorni dalla sua anteprima mondiale digitale, il nuovo MBUX Hyperscreen celebra il suo debutto digitale al CES di Las Vegas. Con una lunghezza di 141 cm, il nuovo schermo è composto da tre display apparentemente uniti senza soluzione di continuità. Si tratta della più grande interfaccia uomo-macchina mai costruita da Mercedes-Benz, ma anche della più facile da usare. Grazie all'intelligenza artificiale, il display e il sistema operativo si adattano completamente al guidatore e forniscono suggerimenti personalizzati. L'MBUX Hyperscreen sarà lanciato nella berlina di lusso QS completamente elettrica.